Nuovo appuntamento all'Ordine dei Medici di Caserta organizzato dalla Commissione Giovani Professionisti, il corso base di elettrocardiografia clinica. Ne parliamo con il responsabile scientifico, il dottor Emanuele Spina. L'incontro rientra un po' nel solco degli incontri che organizza la Commissione Giovani Professionisti ormai da più di 2 anni, da quando il Covid ci ha lasciati liberi di ricominciare a vederci e di fare cultura all'interno dell'ordine in questo frangente, nello specifico cultura scientifica. Io mi occupo di coordinare la Commissione Giovani Professionisti, ma in realtà i veri meriti vanno ai 4 giovani colleghi che hanno organizzato questo corso dal taglio molto pratico, che provvede a voler dare ai non cardiologi nozioni di base sull'interpretazione dell'elettrocardiogramma. Quali saranno i punti presi in esame? I punti presi in esame, in particolare oggi pomeriggio, c'è un'introduzione all'elettrocardiografia e poi nel corso degli altri 2 pomeriggi le principali aritmie, i principali, quadri elettrocardiografici associati alle patologie più comuni che possiamo incontrare sia in ambulatorio sia in setting emergenziali. Ecco, la Commissione Giovani si sta dando molto da fare con iniziative rivolte poi soprattutto anche ai giovani iscritti all'ordine. Sì, la nostra idea come Commissione Giovani è fornire elementi e strumenti di tipo culturale a giovani, ovviamente, giovani colleghi che si affacciano alla professione, utilizzando relatori giovani ma di spessore scientifico e che appartengano ovviamente al nostro ordine, al nostro territorio provinciale, diciamo in un passaggio di nozioni di giovani per giovani, ma a cui attingono anche i colleghi, diciamo un po' più datati, segno il riconoscimento del buon lavoro che sta facendo la Commissione.